meraviglia. È la prima volta che faccio l'alpinismo sotto la pioggia, poi in cima a 2000 passametri sicuramente nevicherà, quindi è una meraviglia della natura. Dopo una notte e mezza giornata di ieri di lavoro intensivo di fotografia, video riprese, complicità con la gente, oggi è uno svago totale per me. Yeah, meglio di così non si poteva. Ecco, la natura mi ripaga. Ciao, a dopo. Qui c'è una baita, piccola baita, seppellita. Ecco.
Allora, vedete quei bastoncini lì? Quei bastoncini lì misurano 2 metri e qui sono a 2000 metri circa. Fra un po' raggiungo 2000 passa in cima, che non si vede nulla. Ecco. E ragazzi, questa è l'amore per la montagna e natura. Non c'è problema, basta essere equipaggiato e si parte, basta avere la voglia e si parte. Ho dormito 3 ore stanotte, mi sono alzato alle 9 mattina, 9:30 partito, alle 11 ho iniziato la mia salita. Ecco, tra un po' raggiungo cima. Ciao, a dopo. Non si vede nulla. È una nebbia, nevica forte. Una nebbia fortissima. Facilmente da perdersi in un attimo. Se non siete esperti, qui non venite. Difatti c'era uno che è sceso già, non ce l'ha fatta. Io problemi non ne ho. Sono in cima Duran. Cima Duran. Sono 2000 passametri. Qui c'è lo ski lift, che è bellissimo. Questo è un contrapeso. Lo ski lift quasi seppellito. Qui cima Duran. Oh yeah! Andiamo verso la casetta, magari aperta. Thank you.
Ecco, qui c'è il rischio valanghe, vedete? Mortacci, due.
Porco Giuda! Bella avventura! Comunque è bello! Comunque soddisfatto! Soddisfatto della mia impresa! Soddisfatto della mia impresa di oggi! Ho fatto un bel anelo! Ho fatto cima Duran! Per la baita, sceso al Cole, per Artesina e con ritorno alla mia auto. È stata dura perché la neve sprofondava di brutto. Ho preso qualche caduta, poi pian piano mi sono ripreso. Ciao! Thank you.
Uffa, minchia che giornata indimenticabile, indimenticabile. Guarda qua, tutto bagnè, tutto bagnè. Che neve, mamma mia. Dai, Dinastar, via. È partito alle 11, ho fatto tutto il giro, sono 14:53. Boh, si parte. È stata una bella giornata comunque, sempre, ogni volta c'è sempre un'esperienza nuova, per quello che mi piace l'alpinismo, e lo sci alpinismo è proprio una cosa che quando incominci non finisci mai, perché ogni volta è sempre un'avventura diversa. Vabbè, lasciamo chiacchiere e partiamo. Lì ce l'avrà fatta, del lupo è chiusa. Boh, si partì.